Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. E siamo, ragazzi, in casa Cooper Alberghini, quindi con Alessandro, che è alle prese con sì. Con un servizio in particolare, la babysitter. Perché Cordelia Rose, ragazzi, sta piangendo, ma lui, come dire, ha ben altro per la testa. E non ha proprio intenzione di occuparsi di lei in questo momento. E dire che dovrebbe solo cambiarle un pannolino e sa come si fa. Però, ragazzi, assolutamente non ha intenzione di farlo. Semplicemente questo. Quindi attende l'arrivo del babysitter in questo caso. Lo vede arrivare, immagino. Kai, bello di casa. Ok. La prima cosa che farà è pagare, ovviamente. Dirà: guarda, ti do tutto quello che vuoi. Basta che ti occupi della bambina Cosa? e non me la fai sentire che piange, ok? Perché sì, ragazzi, Alessandro, che apparentemente è felice, in realtà, come potete vedere, non lo è poi per niente. Sensazione di tristezza. Perché, ragazzi? Perché questa vita gli sta pesando sempre più. La mancanza della sua famiglia. Questa non è sua figlia, dopo tutto. Non gliene frega proprio niente di questa bambina. Cioè, non è un mostro, obiettivamente. Infatti, vedete, ha chiamato qualcuno che si prende cura di lei. Però lui proprio non ha intenzione di occuparsene. Non è sua figlia e non vuole saperne. E quindi sì, paga un perfetto sconosciuto. Che non ha idea di chi sia, se è una persona qualificata, se non lo è, non si è minimamente interessato, ovviamente, ragazzi. Pur di farla stare zitta, pur di non sentirla, pur di non doversi occupare lui di lei. Vai qui. Sì, direi che almeno buttare il cibo avariato puoi farlo, che dici? E magari fai un pasto veloce. Magari dei cracker, dai, perché no? E io immagino, ragazzi, che ora che non c'è, ovviamente, no? Priscilla in casa, lui ovviamente ne approfitta per chiamare chi? Ma Kai, tutti Kai qua, ma che è? Ovviamente sì. Quindi forza, caro. Riesce a farlo durante lo spuntino, lo sai, però vabbè, dettagli. Nel frattempo Priscilla, ragazzi, è al lavoro. La situazione lavorativa è questa. Deve raggiungere il livello 8 di pittura. Non ha iniziato a creare dei dipinti volontariamente, nel senso che io ho immaginato, ragazzi, che la nostra è abbastanza distrutta in questo periodo. Comunque ha sempre desiderato la maternità, ma non per questo la maternità è facile. E quindi sì. Ah, prepari anche qualcosa, bravo, datti da fare. No, guarda, c'è il babysitter, figurati se uno come te si toglie il piatto, già tanto che hai buttato il cibo avariato. E quindi lui sta dicendo: arriverà il giorno, tesoro. Mi trasferirò lì, te lo prometto. Ok? Come stanno i bambini? Tutto bene? Più tardi verrò a trovarvi. Sì, lo so, hai ragione, è che sono dovuto restare qui con la bambina. Te l'ho già detto, non è mia figlia, ok? È la figlia di mia moglie, ma non è mia figlia. Sì, dai, ci vediamo più tardi, va bene? Sì, ok, va bene. E quindi sì, ragazzi, lei è infuriata. Per cosa, tesoro? Lunatica. È di cattivo umore, perché secondo me Alessandro ha ricevuto un messaggino proprio da parte sua dicendo: come va con la bambina? Tutto bene?
E lui molto rapidamente le avrà risposto: sì, guarda, ecco, immaginiamo l'abbia letto. Sì, guarda, è con il babysitter. E quindi, ragazzi, lei già si è ovviamente infuriata perché non vuole comunque che un estraneo si prenda cura della loro bambina. Purtroppo, ragazzi, quello che non riesce assolutamente a capire è che al nostro Alessandro non frega proprio nulla della piccola. E quindi vediamo un po' cosa dovresti fare. Assicurati dei voti. Ok, quanti voti però? Direi che ora non è il momento. Perché lei torna a casa, ragazzi, furente, quando ha sentito questa cosa. Maledici l'amicizia. Mamma mia, tesoro, addirittura perfido. Disputa di genitorialità. Perché gli dirà: ma come ti è venuto in mente di assumere un perfetto estraneo? Come ti è venuto? Madonna, ragazzi, vabbè, attestate, vi volete prendere, non è il caso. Come ti è venuto in mente di assumere un estraneo per prenderti cura della piccola? Eh? Ti avevo chiesto di badare a lei, ok? Non ti ho chiesto di prendere una spugna e di pulire tutta casa, solo di badare a lei per qualche ora, Alessandro. Possibile che non puoi occupartene tu? Hai dovuto assumere un perfetto sconosciuto? Oh mio Dio! E lui, ragazzi, secondo me sbotta completamente, perché ripeto, sì, sarà felice, ma c'è questo comunque. E lui, ragazzi, esplode. Perché non è la prima volta che sua moglie lo rimprovera di essere lontano dalla piccola, di non l'ha mai presa in braccio, non l'ha mai cambiata, non le ha mai dato un biberon, non ha mai fatto niente, ragazzi. È come se quella bambina non esistesse. Allora, secondo me, lui a questo punto, ragazzi, sbotterà pesantemente con lei. Perfido, disputa di genitorialità, ma non solo. Perfido. La tratterà freddamente e le urlerà contro. Ma cosa, ragazzi, le urlerà contro? Usenet, Le dirà che non ha intenzione Golfa. neanche di passare un pasto con quella bambina. E lei: ma cosa stai dicendo? Mentre sono al lavoro, tu sei il padre, devi occupartene tu, non un estraneo. Che razza di genitore sarai per lei? Forse non hai capito. Priscilla? A me non interessa, se solo potessi dare un colpo di spugna a tutta questa storia, eh? Sei pur certa che lo farei. Quella non è mia figlia. Hai fatto tutto di testa tua, ma non è e non sarà mai un Alberghini. Guardate la faccia di Priscilla. Lei era convintissima, ragazzi, che Alessandro fosse dalla sua parte. Era convintissima che fosse d'accordo. Ma come? Quella volta le ha dato il permesso di procedere. E ora se ne esce così. Lo vuoi capire? Tu stai vaneggiando. Non sai neanche tu di che cosa stai parlando. Come ti permetti di dire una cosa del genere? È crudele, è orribile. Senti, non è colpa mia se non sei in grado di avere dei figli. E lei, ragazzi, secondo me, ci rimane malissimo per questa cosa. È come una coltellata, prego? Che cosa hai detto, Alessandro? Perché non aveva mai, Alessandro non le aveva mai detto una simile cattiveria. Sì, la colpa è solo tua. Se tu fossi in grado di darmi un figlio, se fossi stata in grado, a quest'ora non ci ritroveremmo in questa situazione. E lei, ragazzi, rimane prima sconcertata, poi si arrabbia. Spero che darai veramente un colpo di spugna a quello che hai detto, guarda, perché è orribile. Ti rendi conto di cosa hai detto? Eh? Come se fosse colpa mia, come se non avessi voluto, Alessandro? Eh? Ragazzi, è pesante questa situazione, eh? E secondo me, ragazzi, però lui in questo momento non sta neanche più dando peso a quello che dice. Sono io che vorrei dare un colpo di spugna a tutto. Sono io che ho sbagliato, capisci? Eh? Cosa stai dicendo? Che hai sbagliato a sposarmi per caso? Che vorresti dare un colpo di spugna a tutta la nostra vita? Eh? Che magari non ci sarai neanche più per i pranzi, per le cene? Cosa sto dicendo? Guardate lui. Che è colpa tua se ci troviamo in tutta questa situazione.
È colpa tua che non sei in grado di darmi un figlio. Lei non è e non sarà mai un Alberghini e con questo ho chiuso. Ragazzi, lei è sconvolta. A dir poco sconvolta. Sa di aver ragione, ragazzi. Ovviamente è arrabbiatissima. E quindi ora smetterà di parlare con lui. Andrà al piano di sopra. Prima immaginiamo, ragazzi, che vada. Perché lei dice: ah sì, è questo quello che pensi? Perfetto! Elimino il problema alla radice, allora. Oh, e lui, ragazzi, sta qua e dice: oh mio Dio, non fare la drammatica adesso. Lei viene qui. Immaginiamo, ragazzi, che. Ecco. Tipo, cambia abito. Indosserà qualcosa di caldo. Questo. Poi, ragazzi, andrà al piano di sopra. Dalla piccola Cordelia Rose. Secondo me lo caccia via, ragazzi. Licenzia. Quando arriva qui è tipo furibonda. Tolga subito le mani di dosso da mia figlia, che quel poveraccio, ragazzi, non c'entra niente. Infatti, subito Alessandro viene qui per cercare comunque, perché immagina la reazione della moglie. Per cercare comunque di scusarsi con questo tizio, perché ovviamente, ragazzi, lui che c'entra, lui è stato assunto, non è che ha fatto nulla di male. Però io immagino che lei verrà qui, ragazzi, altro che furente. Però tesoro, forza. Se Verobi Frina? ne vada, non le permetto di toccare ulteriormente mia figlia, capito? Può andarsene. E questo, ragazzi, l'ha guardata come per dire: ma ho fatto qualcosa. E lui, ragazzi, non faccia caso, mia moglie è impazzita. Guardate proprio la faccia con cui sembra proprio glielo stia dicendo. Allora lei, ragazzi, dal canto suo risponderà: non sono impazzita. Faccio quello che avrei dovuto fare da tempo. Quindi coccola, immaginiamo, ragazzi, che la stia prendendo in Lincoln. braccio, prenderà in braccio sua figlia e se ne andrà, ragazzi, da questa casa. E così, ragazzi, Priscilla ha preso la piccola Cordelia Rose e se n'è andata. Alessandro non sa dove, ma in questo momento, vedete, è felice, ancora arrabbiato per la discussione perché sa di avere torto. Una parte di lui vorrebbe contattarla, vorrebbe fermarla e dirle: torna indietro, dai, ti chiedo perdono perché per la prima volta, ragazzi, ha detto a sua moglie, l'ha accusata per la prima volta di non essere stata in grado di dargli un erede, non l'aveva mai fatto prima. Quindi in parte si sente in colpa, ma dall'altra, ragazzi, mentre è qui che, diciamo, ci beve sopra, o Oh, perlomeno tenta. Vedete, si parata. sente felice, è sollevato, finalmente è libero. Libero di raggiungere la donna che ama e la sua famiglia in generale, quelli che sono secondo lui i suoi veri figli. Com'è venuto sto cocktail, scusami? Per curiosità, è normale, vabbè, dai. Quindi si rilassa bevendo appunto una bevanda preparata da lui. E in un certo qual modo, vedete, la rabbia è svanita, ragazzi. È solo felice. Adesso potrà fare tutto quello che vorrà. Potrà finalmente andare a vivere da questa donna. Potrà finalmente avere una vita con lei. Trascorrere tutto il tempo con lei in questo momento. Perché sua moglie non c'è, se n'è andata. Forse tornerà, forse non tornerà mai più. Ma in questo momento lui è libero di poterla raggiungere. Non gli importa ora del futuro. Di quello che accadrà fra 2 giorni, una settimana, un mese, non ha importanza. Quello che conta è che adesso, in questo istante, lui può preparare al volo una valigia, a parte Caleb Vatore in mezzo al ciuffo, e raggiungere la sua amata e i suoi veri figli.
e felice, ragazzi. Finalmente felice come una Pasqua. Immaginiamo abbia lasciato il bagaglio in macchina, così. Il nostro Alessandro arriva a Strangerville. Perché, come potete notare, siamo a Strangerville, ragazzi. Pronto per vivere finalmente libero, secondo lui, l'amore con la donna che ama, con la donna di cui si è innamorato. Lui sa che quello che sta facendo è sbagliato, che ha sbagliato anche in passato, perché comunque è un uomo sposato, ha fatto un giuramento. Però, ragazzi, com'è che si dice? Il cuore non si comanda. E quindi sì, via, verso una nuova vita. Peccato però che quando entra in casa non è proprio Kai ad accoglierlo. Eh sì, ragazzi, l'avete riconosciuta, scusate, è Daniela. E infatti qui Kai non c'è. Lui arriva e rimane Ah, sbigottito. Manish. Ah. E secondo me subito cerca di mandare via sua madre. Che cosa ci fai tu qui, mamma? Non è una domanda saggia, figliolo. Dovrebbe essere cosa ci fai tu qui? Oh, ti prego, vattene via da qui. Chi ti ha aperto? Come hai fatto a sapere di lei? Figliolo. Guardate la faccia convinta. Io so tutto, sono tua madre, sono un Alberghini, so tutto il casino che hai fatto. Quindi piazza una cimice, tesoro, no, ora addirittura, perfido, e disputerà non solo di genitorialità, ma anche, ragazzi, di politica. Oltre a urlare parole proibite ad Alessandro e appunto a disputare della sua carriera, ecco, più che di politica. Kemple Veruda, Cosa ci faccio io qui? Cosa ci fai tu qui, Loi Sawatzky. Alessandro? So tutto. So cosa cappero, immaginiamo dica così, hai combinato. Ti do una, e soltanto una, occasione di tornare indietro e di comportarti da Alberghini quale sei, io giuro che ti toglierò ogni cosa. Lui, ragazzi, non riesce a capire. Dov'è Kai? Dove sono i bambini? Questo è l'ultimo dei tuoi problemi. Ti avviso, questo è un ultimatum. E ragazzi, con la faccia incavolata di Daniela, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Che dite voi? Ebbene sì, Alessandro pensava di aver realizzato il suo sogno, di essersi tolto dalle scatole non solo sua moglie, ma anche quella bambina che lui non ha mai voluto, e di poter vivere il suo sogno d'amore a Strangerville con Kai, con i bimbi, con i gemelli. Peccato che non sapeva, ragazzi, che sua madre, guarda un po' il caso, stava lavorando proprio a Strangerville. E vi pare, ragazzi, che Daniela non sarebbe venuta a scoprire ogni cosa? Figuriamoci, la nostra Danielona nazionale, ragazzi, sa tutto. E quindi ora gli sta dando un ultimatum. Torna da tua moglie. Comportati dal vero Alberghini quale dovresti essere, o ti toglierò qualunque cosa. E ragazzi, cosa farà Alessandro secondo voi? E soprattutto, che fine hanno fatto Kai e i bambini? Lo scopriremo più avanti. Intanto, io vi dico che se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace e a lasciare un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutta la vicenda, ragazzi. Sono veramente curiosa. Non c'è mai pace, comunque, sicuramente in questa serie.
Vi ricordo ovviamente che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali di amici youtuber, quindi mi raccomando ragazzi andate, iscrivetevi e campanelline attive. E che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, davvero fatemi sapere cosa ne pensate perché ci tengo veramente tanto. Vi abbraccio forte, sul simmers. Charb E non. Borbehe, Semba, Clorshin, Ruffla, Blorf.